Inizia il primo weekend di gara, stiamo sempre mangiando. Luca in camper, mio papà dietro in macchina. Prove libere oggi. Esatto. Domenica gara. Ah! E io in macchina, perché Luca alle 3 oggi deve ripartire e andare a lavorare. Il camper rimane un lato e io torno con mio papà dopo le prime prove libere. Poi giusto 30 secondi di strada, entriamo alle officine GR. Super sponsor per il 12 pollici. Oh, vado a vestirmi. Rodaggino finito. Che figa, sempre al telefono. Diciamo che imprenditore sei. Figa commercialista. Figa commercialista. E mi ha chiamato per dirmi da quanti anni vado in pensione. Cioè? Mai? Ho messo giù per la paura prima che lo dicesse. Cambio olio? Siamo del Carapelli 2019, maturato in botte di ulivo, Garda. Ok. Va bene da me. Ne metto 0,8 perché gli altri 0,2 li usiamo per l'insalata. Babi, ma cosa stai facendo ancora? Ma allora, la mortadella, ma deve essere anche pulita, tutta bella, in ordine. Pulita, adesso glielo sequestro, perché... contro di carta. Perché... il pulitore premi, glielo sequestro. Perché? Cambio con le vitine, due rondelle, no? Per caso ci... Luca, il papà, di nuovo alle prese con la mia moto. Quindi, amore, adesso cosa stai per fare? Cambiamo il pignone, perché Silvia non ha capito un cazzo. È sabato, Silvia ha detto che ieri ha girato bene, era confident, e quindi oggi non si gira. Situazione è questa. Ciao papà. Ciao. Taccati bene. Pericolato. Fa vedere Viola come l'aggiusti la moto della mamma. Oh, bravissima, così a martellate, vero? Prova. Oh, adesso sì che va, Tutto chiuso. Si va a cena. Ah, hai fame, Viola? Sì o no? Hai fame. Amore, com'è andato il primo turno di libere? Mi volava un po'. Primo turno l'asfalto ovviamente con un po' di umidità della notte scivolava, ha trovato il giusto feeling, non è vero, e tra poco qualifiche. Poi la festeggiamo così, la pole position. Gara 1 purtroppo, ragazzi, non abbiamo le immagini. Crash. Questa è l'immagine. Questa è l'immagine. No, abbiamo il casco che immagina. C'è stato un carpiato e 0 punti. Un po' di tensioni e tra poco gara 2, però ci siamo sul pezzo, cazzo. Un turno e l'altro, quiete più assoluta. E Viola si cambia il pannolino! Ha fatto la cacca. Pochi secondi alla partenza, in realtà sto inquadrando gente a caso perché da qua Silvia non si vede minimamente. Qualcuno si è spenta la moto, quell'altro si è spenta la moto. Forse Silvia è quella là, sì? Ecco, la vedo. Nera rossa prima dentro. Ah, Silvia è partita bene, bene. Ci sta. Ok, l'ho persa. Silvia esterna, molto bene. Dopo il crash di gara 1, Silvia se ne sta sulle sue, più o meno. Al momento seconda, ma dietro di lei c'è una ragazza. Come avete visto dalle immagini, Silvia è arrivata quarta. Dopo le riprese c'è stato un piccolo problema al motore e la seconda marcia e la quarta non andavano più. Probabilmente un problema elettrico, adesso la moto l'abbiamo già imbarcata. Purtroppo era partita con una pole position questa giornata di gare ed è finita con una brutta posizione. Dopo una caduta e il problema al motore, le gare sono queste, quindi ci rifacciamo alla prossima.
Mi raccomando, se volete restare sempre aggiornati su tutte le gare di Silvia, anche perché non so quando uscirà questo video, ma qua di mezzo c'è pure l'italiano e l'europeo con 400. Mi piace qua sotto e iscrivetevi. Com'è che siamo finiti qua, amore? Ci sono ancora i cappellini del team. Sì. Viola, fai ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, gas.